fare. Oggi stamattina ero via per lavoro, ieri ero all'estero, quindi sono un periodo abbastanza complesso. Vi do qualche spunto di alcune idee che mi sono fatto leggendo lo studio che è stato fatto dalla Società Montana per conto di Primo, lo studio di impatto ambientale. Elementi di criticità. Sicuramente il tema del dimensionamento, cioè dei quantitativi che si pensa di avviare a questo impianto, che di fatto va a raddoppiare, forse anche un pochettino di più, è un elemento critico. Un elemento critico perché, dal mio punto di vista, mi sembra proprio ci stiamo trovando di fronte a una specie di assalto alla diligenza nei confronti del piano provinciale di gestione dei rifiuti. Il piano provinciale di gestione dei rifiuti, che è entrato in vigore circa un anno fa e a cui io ho partecipato per alcuni aspetti, parlava di un deficit di alcune centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti che doveva essere ancora colmato mediante il ricorso a impianti di recupero energetico per garantire l'autosufficienza provinciale, quindi l'input era autosufficienza provinciale, quindi non mandiamo più rifiuti al di fuori della provincia di Milano. E saltavano fuori dei numeri, 400.000 tonnellate, 500.000 tonnellate all'anno ancora di deficit da andare a colmare. A questo punto, come voi sicuramente saprete, a parte il discorso di Trezzo, ci sono pronti anche di partenza un'ipotesi di un nuovo impianto a Milano della dimensione dell'attuale e in un altro sito, però un'ipotesi di un altro impianto a Melilla, quindi sempre provincia di Milano, e un'ipotesi di rifacimento completo con potenziamento dell'impianto di Sesto San Giovanni, oltre al fatto che quello di Desio in realtà è già fase di ampliamento, ma quello era comunque già previsto, era un impianto vecchissimo, dico io meno male che l'hanno rinnovato perché era una cosa veramente scandalosa. Quindi insomma, per quanto il piano provinciale rifiuti parlasse di un certo deficit di smaltimento, se noi andiamo a sommare le potenzialità, almeno sulla carta, di questi impianti che vi ho citato adesso, si va ben oltre. Quindi questo sicuramente è un aspetto che richiederà un intervento pianificatorio, perché in realtà il piano, essendo stato così vago, ha dato di fatto via libera almeno a presentare i progetti, non sto dicendo farsi le prove, ma a presentare proposte un po'. Devo dire che da questo punto di vista, se uno va a interpretare letteralmente quello che dice il piano provinciale di gestione dei rifiuti, e questo non è una cosa che viene a vostro favore, quello di Trezzo è più favorito di molti degli altri, perché il piano provinciale di gestione dei rifiuti dice che preferibilmente bisogna andare a collocare questi ampliamenti all'interno di siti già esistenti, dove ci sono già degli impianti. Quindi per Milano si parla di un nuovo sito, zona sud di Milano, per Melilla si parla di un nuovo sito, in realtà c'è già un impianto di trattamento rifiuti, ma non con la combustione, e ahimè, Sesto invece sarebbe favorito da questo punto di vista perché è un impianto già esistente, però i quantitativi sono molto più bassi, e ahimè, da questo punto di vista, qua dovrebbe avere una via un po' più semplice dal punto di vista almeno di quello che dice il piano provinciale della gestione dei rifiuti. Io vi sto dando gli elementi, io non sto poi giudicando dicendo va bene o non va bene, sto cercando di darvi un po' di elementi per poter valutare che tipo di iniziative intraprendere. Quindi questo è appunto un primo aspetto fondamentale. Altro aspetto, secondo me, carente questa proposta qua è il fatto che sia un impianto che produce solo energia elettrica. Io non ho visto traccia di ipotesi di cogenerazione, quindi secondo me in un contesto di questo genere una cosa che sicuramente sarebbe da chiedere e probabilmente anche si potrebbe ottenere abbastanza facilmente è che questo impianto quantomeno, oltre a produrre energia elettrica, vada a recuperare calore di scarto in modo da fornire un servizio al territorio più diretto, più immediato, nella forma di teleriscaldamento, o meglio ancora, io non conosco la realtà specifica vostra perché io sono un piemontese, anche se lavoro a Milano, però fornire calore a qualche utenza industriale che c'è in prossimità degli impianti in modo che non sia calore che va sprecato e che globalmente tutta l'operazione risulta più efficiente dal punto di vista energetico e dal punto di vista ambientale, perché vuol dire che se io fornisco calore attraverso un impianto di questo genere, quantomeno non lo devo fornire attraverso altri impianti, quindi c'è un minimo di compensazione ambientale. Quindi questo può essere un elemento. Tra l'altro, verificando bene quello che diceva il piano provinciale gestione dei rifiuti e anche il piano regionale di risanamento della qualità dell'aria,
teoricamente per gli impianti che vanno a ricadere nelle zone critiche dovrebbe essere obbligatorio fare la cogenerazione ai sensi del piano di risanamento della qualità dell'aria. La regione poi ha ridefinito un po' queste zone, non si parla più di zone critiche ma di zone A1, A2 eccetera eccetera, e io ho visto proprio stasera che i vostri comuni Trezzo e Grezzago in realtà non rientrano proprio nella fascia critica ma in quella immediatamente dopo, quindi non c'è questo obbligo cogente, però sicuramente è una cosa secondo me che andrebbe messa subito.